Era il Brasile degli anni 60 e 70, molto lontano dalla situazione culturale, dove non era assolutamente prevedibile un cammino, diciamo, anche di stentata liberazione, perché il sistema che prevaleva nel paese era il liberismo severo. Farsi carico di un paese che era di fatto una grande regione, un continente, perché l'obiettivo che era stato quello prima di fare un tribunale sul Brasile si è trasformato rapidissimamente, proprio per l'evoluzione dell'America Latina in quegli anni, in un tribunale sulla regione, per il sommarsi di tanti eventi che apparivano come staccati, ma che di fatto apparivano invece come una politica di una repressione che non era più quella dell'aggressione militare come quella dell'America del Vietnam, ma come l'applicazione di una politica internazionale che vedeva ufficialmente gli Stati Uniti come protagonisti, perché l'America Latina era così, il loro patio casero. Lelio aveva già maturato l'idea di fare un tribunale di opinione sul Brasile, che dal 64 si trovava sotto la presa di una terribile dittatura militare. On avait pas l'impression, le sentiment, la conviction que les organes judiciaires officiels, si je puis dire, ne faisait rien. La Cour internationale de justice n'est compétente que pour des différends entre les États. Donc, quand un peuple ou une population se plaint de ses gouvernements, le tribunal, la Cour de justice internationale n'est pas compétente. Bon, les tribunaux nationaux non plus ne faisaient rien, d'où l'idée de faire un tribunal d'opinion. J'ai eu une discussion avec Elio Basso en 73, en janvier au Chili, qu'il a annoncé son idée. J'étais avec Salvatore Senese, le magistrat italien, et nous avons tout de suite dit ça, c'est la bonne solution. En attendant, on va préparer la voie pour qu'il y ait un jour un tribunal international. Il Tribunale Nasser per me è stato sostanzialmente un mio periodo di formazione attraverso la partecipazione e l'apprendere un linguaggio dei diritti che non erano più quelli semplicemente della riproduzione dei nostri diritti, ma era proprio il fatto di creare spazi perché tante altre voci sui diritti potessero avere uno spazio reale. C'è una giustizia che va oltre lo Stato ed oltre, per così dire, gli schemi classici dei tribunali statali e che tende a scoprire i meccanismi profondi di eventi che condizionano la vita di tutti e che si pongono in contrasto con principi universali di convivenza e di civiltà. Il Tribunale Russell sull'America Latina ha sanzionato in maniera precisa e in fondo da tutti riconosciuta, il Tribunale l'ha portata alla luce, che c'era una violazione sistematica, non occasionale, dei diritti umani a livello di queste dittature. A partire dalla seconda sessione, sostanzialmente, il Tribunale si è trovato a
dichiarare, Lelio lo diceva molto bene fin dall'inaugurazione della seconda sessione, a ritrovare cause che non erano più riconducibili sostanzialmente a categorie di diritto che potevano essere riconosciute dalla comunità internazionale ufficiale. Il Tribunale è stato dei popoli proprio nel senso che ha affermato che i popoli sono effettivamente o devono essere i protagonisti. Tutto lo sviluppo del diritto è stato uno sviluppo del diritto delle cose. La memoria è uno strumento per seminare, diciamo, aspirazioni che spesso sono dimenticate e che invece possono essere degli stimoli formidabili per credere che il mondo andrà avanti. Una politica nazionale in materia che la rilettura anche del Tribunale Russell sia veramente un grande compito di ricerca che si fa poi con tutti i popoli, e sarebbe molto bello una sessione in Brasile per celebrare la memoria con tutti i protagonisti dei tribunali permanenti dei popoli, per dare l'idea di mettere veramente un po' insieme queste tante memorie e vedere quante di queste memorie sono attuali. Questo diritto alla memoria, da dove lo ricamiamo, per esempio, nella carta di Algeri? Ogni popolo ha diritto all'esistenza, articolo primo. Ma come si può esistere senza memoria?